Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi sono in compagnia di Cree99 Xbox 360, il mio compagno di rapina. Saluta pure Cree. Ciao. Ah ragazzi, faremo una rapina, in questo caso è cornice incastro, una delle rapine più divertenti secondo me. Ovviamente sono quelle da 3 giorni, quelle che durano un pochettino di più, ma che la ricompensa vale veramente tutti quei soldi. Quindi ragazzi, anzi tutti quei giorni. Quindi ragazzi, faremo questa rapina, non so se la conoscete, quella dove andate a rubare i quadri nella prima missione, nel primo giorno, il secondo giorno dovete scambiare i quadri con i soldi e il terzo giorno invece entrate nella casa del senatore, del presidente, quello che cazzo è, e ovviamente rubate l'oro dalla sua cassaforte. Ragazzi, cercheremo di fare tutte e 3 i giorni, cioè tutte e 3 le missioni in stealth, e ovviamente si unisce gente alla cazzo di cane qui dentro, quindi spegniamolo. La giocheremo solo io e lui. E ragazzi, che dire, partiamo subito. Eccoci ragazzi, allora siamo nella galleria d'arte. Dobbiamo andare a rubare i quadri. Allora, prima di tutto vi consigliamo, anzi, noi andiamo sempre laterali, entriamo dai bagni di servizio, di pubblici, quello che cazzo è. Allora, come vedete, Cree apre la porta e noi entriamo precisamente da qui. Perché? Perché se voi provate ad entrare dal tetto, dalle varie aperture, sicuramente vi incapperete in una guardia e andare a trovare una guardia ovviamente è un problema. Quindi la cosa che vi consiglio è sbloccare l'abilità del Mastermind, quella dove è possibile dominare le guardie, che è veramente utilissima. Adesso, noi stiamo qui in questi bagni. Prima di tutto guardate un pochettino se c'è una guardia, vedete? L'ho selezionata. Usate questi, vedete questi cosi per asciugare le mani? Attivateli, così la guardia verrà da voi. E la potete bloccare, ovviamente se avete la possibilità che abbiamo noi, quella di bloccare le guardie, di dominare la guardia. Adesso la guardia va lì, che palle. Ne arriva un'altra ragazzi, la segnalo. Cree, sei pronto? Faccio venire la guardia come al solito. Sta arrivando una guardia. Forse ne arrivano due, Cree, dobbiamo bloccarle insieme. Vai, sono pronto. Oh, bastala. Ok, è vediamo se arriva l'altra. Sta arrivando l'altra forse. Aspetta. C'è una guardia. Sta entrando. Blocca, scendi. Ok, a posto ragazzi, ne abbiamo bloccate già 2. E questa è un'ottima cosa, molto utile. Siamo già a metà dell'opera. Un'altra guardia segnalata. Dovete stare così, sotto l'asciugamano, questa cosa qui per asciugare le mani. Specie di phon. Dai, vieni stronzo, vieni. Sta arrivando qui, lo vedi? Preparati, sta entrando. Eh sì, col cazzo che entra, brutto bastardo. Ci fa la fintina. Telecamera qui sopra non ce n'è, Cree. Sta arrivando. Vai. Ok, sta entrando. Falla entrare bene. Giù, stronzo. E siamo a 3, ragazzi. 3 bloccate. Vediamo se ce ne sono altre. Sembrerebbe di no. Controlliamo che specchio mando. Vedo se c'è. C'è il solito stronzo lì. C'è un'altra guardia lì in fondo. Però quella guardia non so se bisogna. Da notare che le guardie sono 2 uguali. Ah ragazzi, guardate, le guardie non è che ci sia molta differenza. Sono tutti uguali. Sembrano messicani con gli occhiali, ragazzi. Poi aspettate. Bello, ok. Vabbè, con gli occhiali della notte. Vabbè. Dettagli. Adesso l'altra cosa, ragazzi, che dobbiamo ricordarci è che ci sono le telecamere in ogni stanza, in ogni. Vedete, all è. Sicuramente qui ci sarà una telecamera. Cree, passo per primo io, poi passi tu, ok? Vieni tu, veloce. Vieni. Spostati qui dove sono io. Adesso, ragazzi, vedete, guardate se trovate i quadri indicati. Telecamera, attento che c'è una telecamera. Non uscirli. Aspetta un attimo. Passa con me qui. Allora, qui non c'è neanche un quadro. Sembrerebbe di no. Cree, stai qui dietro con me. Vieni qui dietro, ok? Ok, Cree, c'è una guardia lì, stai attento. Per quello te lo sto dicendo, aspetta un attimo. Segui a me. Poi prendiamo i quadri, non preoccuparti. Vediamo se arriva la guardia, così la blocchiamo. Anzi, rompiamo anche la telecamera. Questo è un quadro che devi prendere, Cree. Passa veloce. Ok. Vieni qui. E lascialo qui il quadro un attimo. Dobbiamo rompere la telecamera e bloccare la guardia, ok? Rompo la telecamera, vado a rompere. Ok, rotta la telecamera, ragazzi. Muovetevi sempre stanza per stanza rompendo la telecamera e controllando le guardie. Cree, fai passare la guardia, fammi vedere dov'è. C'è telecamera qui.
No, non c'è nessun tipo di telecamera. Aspetta, aspetta, dobbiamo beccare la guardia però. Aspetta un attimo, Cree, non entrare, non entrare. Prendi il dipinto se vuoi, vai a prendere il dipinto e portalo fuori, io controllo se c'è la guardia. Portatevi sempre la sega, ragazzi, se ce l'avete, in modo così se dovesse scattare l'allarme potete tagliare le sbarre per prendere i quadri. La guardia non torna più, quindi non so perché. Ah, è qui la guardia. Oh, è qui! Tranquillo, l'ho abbassata, tranquillo. Fanculo. Ma sei scemo? Ok. Ci sei? Io cerco la telecamera. Qui dovremmo aver finito, ragazzi, con le guardie. Telecamera trovata. Cioè, ragazzi, mi stava per beccare la telecamera. Mi son cagato male. Allora, andiamo avanti, dobbiamo... È di dietro? Sì. Ok. Cree, stai attento, la distruggo io, stai fermo. Stai fermo. Facciamo solo danni. Ok, ho preso, ti prendo un altro quadro, ti do un quadro, tieni. Ti è free. Ti do un quadro. Cerchiamo i quadri, ragazzi. Se li ottenete tutti i quadri, quelli da rubare. Prendi quello, prendilo, prendilo. Minchia, Cree, stai attento. Ok, prendi il quadro. Portiamoli fuori, portiamoli fuori. Sì. Ah, ok, ce l'ho io. Prendi quello e portiamoli fuori, vai. Ok, qui abbiamo già recuperato tre quadri, ragazzi. Dobbiamo andare dall'altra parte, in modo così recuperiamo anche gli altri. Muoviti piano qui, Cree. Ok. Una. Vai. E siamo a tre, ragazzi. Ok. Andiamo. Adesso dobbiamo uccidere questa guardia. Ragazzi, dovremmo ucciderla perché purtroppo non si abbassa. L'ho già fatto 30.000 volte. Cree, vieni dalla mia parte. Cree, mi guardi se ci sono le telecamere dall'altra parte? Ci sono la telecamera, dietro la guardia, non la vedi? No. Devo avvicinarmi piano piano. Aspetta. Sopra dove, Cree? Mi spieghi dove? È dietro la guardia. Sopra. Dietro. Non la vedo, Cree, cazzo. Aspetta un attimo il controllo. Fammi tornare indietro che non riesco a vederla. Comunque bisogna muoversi molto, molto piano, ragazzi. Qui dobbiamo stare attenti. Ah, sì. Non la sta puntando, vero? Non la sta puntando. No, no. Perfetto, aspetta che la ma... La... Tu la macchi. No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Se la telecamera... Se mi dici che la telecamera non punta al tipo, tranquillo. Beh, allora, io ti vedo di là. Ucciso, 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 perfetto ragazzi, perfetto. Rispondo al coso e tu rompi la telecamera. Ok ragazzi, così andiamo avanti. Vai a rompere la telecamera. Perfetto. Ricordatevi che se non avete l'abilità giusta potete rispondere due volte a cercare persone e alla terza vi scopriranno. Quindi state molto attenti a quelli che uccidete. Andiamo avanti noi ragazzi, ci spostiamo all'ala, a stanza A. Quello che cazzo è? Che c'è la cosa della sicurezza che non dovrebbe neanche interessarvi, ragazzi. Tanto che c'è la telecamera qui. Devo cercare la telecamera. Aspetta un attimo. Trovata, vieni qui. Aspetta, aspetta. Rotta la telecamera, ragazzi. Ok, e questa stanza dovrebbe essere anche questa vuota. Possiamo prendere tutti i quadri che vuoi. Cree, guarda se trovi il quadro giusto. Così lo sbicchiamo. Abbiamo... Ok, neanche io. Quindi andiamo avanti nell'altra sala. Ragazzi, a seconda di che parità fate, potete trovare dai 3 quadri, dai 5 quadri ai 7 quadri, ai fino ai 9 quadri. Ok, aspetta che rompo questa. Ok, ruota la telecamera. C'è un quadro qui, Cree, te lo passo. Ok, un altro quadro ho preso, ragazzi. Va bene, ok. C'è un altro, ok, prendi quello, vai. Ok, devo spostarmi nell'altra stanza, Cree, però aspetta che controllo la telecamera. Sì, sì, c'è un'altra stanza, c'è un quadro qui davanti a me. Però devo stare attento perché ho sentito rumore di guardia. C'è una telecamera lì in fondo. Ti incomincio a dare un quadro, Cree. Dai, tieni. Io li porto lì. Se vuoi incomincia già a portarli via. Devo stare attento più che altro che non ci sia una guardia, capito, Cree? Ah, ragazzi, non vedo nessun tipo di quadro. Qui c'è la stanza. Ok, telecamera, aspettate che la rompiamo. E ok, qui adesso ragazzi è tutto vuoto, possiamo prendere quello che vogliamo. Faccio una corsettina. Quanti quadri sono in tutto, Cree? Aspetta, un secondo. Se ne passo un altro, va. 2, 3, 4. Vuoi passare dalle vetrate come al solito? Sì, io li faccio là. Ok, perfetto, perfetto. Adesso ragazzi, qui non c'è nient'altro. Siamo più o meno a posto, vedete, i quadri alla fine li abbiamo presi tutti. Molte volte... Quanti ne abbiamo trovati in tutti? 6, 7, giusto? 7. 7? Ma vedete ragazzi, oggi sono 7 i quadri. Però vabbè, dai.
È un ottimo bottino, ci fate un bel po' di soldi. Questa è la prima missione. Anche molto veloce alla fine. Pensavo peggio, ragazzi. Pensavo almeno da 20 minuti di missione. Invece sono 9, 10, 9, 9 e 11 secondi, 12, eccetera. Ah, qui, tieni. Vai, andiamo, andiamo. Rompi il vetro? Già rotto? Vai, andiamo. Molto semplice. Io ti incomincio a lanciare il licri. Questa cazzo di cosa, ragazzi, di lanciarne una alla volta veramente prende al cazzo, ve lo giuro. Mamma mia, che due coglioni. Oh, che bello, va bene. Qui li abbiamo presi tutti i quadri? A posto? Dai, aspetta, ce n'è uno qui. Vai, lancio, lancio. Opla. Ragazzi, ditemi qui che non sono un grande giocatore di basket. Guardate qui, guardate il lancio. Bello, ole, mamma mia. Ovviamente a Cray gli piace mettere subito i quadri dentro il camion. Lasciamoglielo fare. Ti, Cray, ti ripasso io i quadri. Tu mettili dentro. Però è una faticaccia, ragazzi. Quando l'ho fatto in quattro invece è molto più veloce. Infatti ci mettete molto meno tempo. Anche se ovviamente comandare una squadra di 4 persone è difficile, è più tosta. Ok, perfetto. E c'è Zemo. E c'è Zemo. Partiamo. Questa è la prima missione, ragazzi. Andiamo col secondo atto, con la seconda giornata di... sì, di combattimento, di quadri. Anzi, di galleria... No, che cazzo di galleria d'arte? Di cornice e incastro.